Buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo, buona settimana e buono tutto a tutti, cari amici. Oggi lo sapete, il giorno dopo Clash of Champions, evento speciale pay per view della WWE. Wow, dal bardo Godzilla Nicola, eccoci qui. Parliamo di Clash of Champions, ragazzi, un pay per view con il contro Marron Glacé. Allora, premetto, non ho visto il pre-show, ma visto gli stravolgimenti su Nikki Cross, che poi non ha combattuto più contro Bayley, nel pre-show sono stati protagonisti Cesaro e Nakamura, che si sono riconfermati campioni di coppia di SmackDown, battendo Kalisto e Lince Dorado in 10 minuti e 45. Ma quindi non vi so dire se il match mi è piaciuto o meno perché non l'ho visto. Poi magari il pre-show lo vedrò in seguito. Partiamo dallo show principale, che già vi faccio la premessa, mi è piaciuto in tutto. Allora, apertura di pay-per-view, di main pay-per-view alla grande. Sami Zayn con un jolly da numero 10 di squadra, ovvero mettendo le catene a Jeff Hardy e a AJ Styles, diventa il campione indiscusso intercontinentale in un match di apertura di pay-per-view bellissimo in 26 minuti e 35 secondi. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma potevano ridurre un po' la durata, ma stiamo parlando, ragazzi, di un match a 3 con le scale, quindi insomma, dobbiamo capire un po'. Poi, nel secondo match, abbiamo avuto Asuka contro Zelina Vega. Allora, certo, Zelina, non penso che lo dico solo io, forse sarebbe più brava a fare la manager. Però, insomma, non vuol dire che non potrebbe diventare una buona lottatrice. Comunque, Asuka ha mantenuto il titolo femminile di Raw in 7 minuti e 5 secondi. Poi Bobby Lashley, accompagnati da MVP e Shelton Benjamin, alcuni membri dell'Art Business, ha battuto Apollo Crews, che aveva l'assistenza di Ricochet, quindi Bobby Lashley si è riconfermato campione degli Stati Uniti in 8 minuti e 15 secondi. Vabbè, credo che l'esito del match stava già scritto qua. Invece, su questo, gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford, che si sono ancora una volta riconfermati campioni di coppia di Raw, battendo ancora una volta Andrade ed Angel Garza in 8 minuti e 15. Adesso io dico però, ma la possiamo finire con queste possibilità di dolata da Andrade ed Angel Garza? Voglio dire, possiamo dare spazio agli altri, che ne so, Umberto Carrillo e Dominic Mysterio? Secondo me è il momento, anzi poteva esserlo già nella notte scorsa a Clash of Champions. Ora però c'è da vedere. Stia Andrade ed Angel Garza, e con questo voglio approfittare per comunicare lo spot che è stato mandato in onda durante il pay-per-view, che non questa settimana, ma dalla prossima, dalla puntata di Friday Night SmackDown del 9 ottobre e poi lunedì dopo, ci saranno le due giornate di draft, quindi chi sta a Raw? Non tutti, qualcuno passerà a SmackDown e viceversa, chi da SmackDown passerà a Raw. Da Raw a SmackDown e da SmackDown a Raw, chissà se qualcuno di NXT sarà promosso. Saremo a vedere, ripeto, no questa settimana, la prossima. Quindi ho detto, gli Street Profits, riconfermati campioni di coppia di Raw in 8 minuti e 15, battono Andrade ed Angel Garza. E qui è
E qui viene il meglio, ragazzi, non tanto perché Aska ha fatto due match, ma nonostante ci sia stata Aska Bailey, che poi è durato niente, meno di 4 minuti, la vera goduria è stata rivedere in azione Sasha Banks, che si è vendicata di quello che Bailey le ha fatto 2-3 settimane fa. Sono contento di questo e sono altrettanto certo, posso mettere la firma anche ad occhi chiusi, che ad All in a Cell il 25 ottobre noi vedremo per il titolo femminile di SmackDown Bailey contro Sasha Banks nella gabbia infernale. E vi dico già il pronostico: Sasha Banks vincerà il titolo, e quindi ovviamente penso che sia Sasha che Bailey rimarranno a SmackDown. Questo dovrebbe essere ovvio. Ora passiamo invece ai due main event della serata. Quindi uno per il titolo WWE Championship detenuto da Drew McIntyre, che tra lui, Randy Orton e poi tutti coloro che avevano subito gli assalti da parte di Randy Orton e quindi si sono vendicati intralciando Randy Orton nel match, nell'ambulance match. Ma a parte questo, il match in sé è stato davvero bellissimo, e per chi ha visto il pay-per-view o sul network o la sintesi, i due, Randy Orton e Drew McIntyre, se le sono date di santa ragione. Anzi, Drew McIntyre l'ho visto anche con una schiena abbastanza fregatuccia. E qui ci tengo a dire, quindi, voglio aprire le orecchie, anzi strizzare le orecchie a tutti quelli che dicono: "No, ma il wrestling è finto". Sì, io dico una beata mazza che è finto il break, che cosa sta da dire? Quando si fanno male, si mazzulano uno con l'altro, si vede come. Quindi Drew McIntyre, non lo so, sarà la quarta, la quinta, insomma, continua a difendere con successo il titolo WWE in un match durato 21 minuti e 35 secondi. Poi veniamo a Roman Reigns contro Jey Uso. Qui bisogna dire una cosa, cari amici. Qui dobbiamo dire che, allora, vabbè, era cugino contro cugino, anche se per il titolo universale. Però io ripeto, non capisco molto bene l'inglese, né quello scritto che quello parlato. Giusto qualche cosina semplice, però secondo me in fondo ovviamente soprattutto Jey Uso, ma anche Roman Reigns, c'è un po' di pentimento in quello che si è fatto, perché è ovvio che Roman Reigns gliel'ha detto sin dal primo giorno a Jey Uso, che Jey Uso si è messo contro Roman Reigns. Ha detto: "Guarda, che questa cosa non la devi fare perché poi te ne pentirai". Infatti, cari amici, a parte che Roman Reigns vince per KO tecnico, poi c'è il ritorno, ovviamente, grande sorpresa di Jimmy Uso in Roman Reigns, che quindi conferma il suo titolo universale in 22 minuti e 55 secondi. Ma questo quindi che ci vuole far chiedere? Come la logica del wrestling, che dopo il pay-per-view ci sono le puntate post-pay-per-view e noi le dobbiamo guardare. Vi invito quindi a guardare Raw e SmackDown, senza dimenticare che questa domenica ci sarà NXT TakeOver 31. Quindi per me, sicuramente, senza dimenticare che all'interno del pay-per-view abbiamo avuto prima R-Truth, che ha conquistato il titolo 24/7, poi la Pain, insomma, un pay-per-view bellissimo,
Ovviamente i tre match che prendono il podio sono il primo, Sami Zayn contro Jeff Hardy contro AJ Styles, in 26 minuti e 35 secondi. Drew McIntyre contro Randy Orton in 21 minuti e 35 secondi, e Roman Reigns contro Jey Uso in 22 minuti e 55 secondi. Quindi, in conclusione di video, vi ricordo che ho detto no questa settimana, ma la prossima, no da Monday Night Raw, ma da Friday Night SmackDown del 9 ottobre, ci sarà il draft, il famoso wrestling mercato. Chi è di Raw passa a SmackDown, chi è di SmackDown passa da Raw. Quindi per oggi è tutto, noi ci rivediamo domani per un nuovo video. Mi raccomando, sempre in gamba, speriamo che qui voglia uscire il sole, mannaggia la miseria. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!